Ciao a tutti ragazzi, sono Irko, bentornati su Ghibli Giarele su Car Manufacture Prologo. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo questo nuovo titolo, il prologo quantomeno di questo titolo in uscita prossimamente su Steam, in cui dovremo costruire e gestire la nostra fabbrica automobilistica. Quindi molto interessante, un nuovo gestionale, ce lo proviamo quest'oggi. Come vedete io non ho ancora provato il titolo, quindi me lo provo con voi quest'oggi. Allora facciamo il tutorial, perché ragazzi io non so assolutamente nulla, così col tutorial insomma quantomeno capiamo un attimino diciamo le meccaniche del titolo. Dovremmo partire insomma dai primi del Novecento fondamentalmente, e appunto vedete qua gestire la nostra fabbrica di automobili per venderle e riuscire ovviamente a fare sempre più soldi. Perfetto, quindi andiamo avanti. Molto bella la grafica, devo dire, mi piace molto. Veramente, veramente fatta bene. Ciao, sono Harry, il tuo assistente personale. Non ho letto, mortacci tua. Vabbè, comunque, allora, sì, per muovere la camera, ok. Poi, tenendo premuto il destro, muoviamo in questo modo qua. Perfetto. Poi, ruotiamo la telecamera con la rotellina o con Q ed E. Quindi, vabbè, comandi assolutamente classici. Abbiamo lo zoom sempre con la rotellina del mouse. Perfetto. Anche questo obiettivo me l'ha dato. E ok, quindi qua abbiamo l'editor mod, dove andremo per l'appunto a costruire tutte le varie strutture per la costruzione per l'appunto delle macchine, i parcheggi, insomma veramente figo. Mi piace perché è il primo gestionale che provo sulla gestione di una fabbrica automobilistica, quantomeno personalmente è il primo che provo. Allora, quindi qua ci dice dove creare la prima struttura, che facciamo così, quindi la prima fabbricozza. Perfetto, ovviamente serve una porta perché sennò devono sfondare le finestre a capocciate. Benissimo, e poi possiamo anche ingrandirla, spostarla, insomma ci permette di fare un po' di cose. Vedete, ah sì, qua abbiamo sempre la porta, ok. E qua dobbiamo mettere la prima assembly station, quindi la stazione di assemblaggio. Per il momento ragazzi il prologo quantomeno è solo in inglese, poi bisognerà vedere se il gioco definitivo uscirà per l'appunto anche in italiano. Allora qua abbiamo la porta del garage, dove poi usciranno per l'appunto le varie macchine costruite. Lo mettiamo qua, che direi va benissimo. E abbiamo adesso i conveyor link, quindi diciamo i nastri trasportatori. Ok, perfetto, sì, lo devo connettere a quell'altro. Perfetto, lo devo connettere a quell'altro. Ok, quindi devo connettere il gate praticamente qua. Va bene, poi andiamo a fare lo storage. Quindi lo storage, sì, ho fatto un giro un po' del cacchio effettivamente. Ma qua non me lo fa costruire. Vediamo se gli basta questa zona qua. Sì, ok, perfetto, per fortuna gli basta. E qua sopra gli andiamo a mettere i pallet. Boh, gliene metto 4, penso che gli bastino. Ok, quindi qua dobbiamo scegliere quale macchina andare a produrre. Perfetto, per cui facciamo così. Andiamo a cliccare qua e facciamo questa. Ok, e andiamo a dargli il play. Perfetto, e qua dovremmo esserci. Ok, quindi devo cliccare poi sugli storage e andare, penso, a connetterli. Ah, devo dirgli create order. Ok, quindi facciamo sì, me l'ha già messo qua. Ok, e facciamo create ordine, per cui dobbiamo ordinare tutta sta roba, gli chassis, le sospensioni, il motore, insomma tutta sta roba qua. Ok, quindi andiamo a ordinare il tutto, e adesso me lo dovrebbero portare. Poi devo assumere ovviamente gli operai, per cui va bene. Quindi va bene, dai, facciamo questo qua. 1, 2 e 3 penso possano bastare, credo. Penso possano bastare, ah no, 5, ok, 3, 4 e 5, dai, va bene così, perfetto, dai, 5 secondo me va più che bene. Poi devo prendere 3 meccanici, quindi facciamo questo da 12, questo da 12 e questo da 9, prendo quelli che costano un po' di più perché così almeno sono un attimino più bravi. Guardate che figata che portano dentro tutta la roba. Perfetto, qua possiamo mettere in pausa o riprendere o velocizzare ovviamente il tempo. Quindi queste sono le classiche cose.
Perfetto, adesso andiamo sul parcheggio perché devo andare a mettere ovviamente l'area di parcheggio che mi fa mettere qua per le macchine poi ovviamente che saranno costruite. Guardate che figata, loro stanno costruendo le varie parti della macchina, ma è veramente fatto bene, veramente fatto bene. E qua possiamo andargli a dire per l'appunto come mettere i vari parcheggi, quindi li mettiamo così. Non so come ruotare, vediamo un attimo, no, con R no, con Z, ok, quindi così ruotiamo e mettiamo altri 4 parcheggi così, perfetto, perfetto, ok. Quindi vediamo un attimino quando costruiranno la macchina, vedete mettono i sedili, ma che figata, è fatto veramente bene, è fatto veramente veramente bene. Aspettiamo che costruiscano la macchina, perché sono curioso. Vedete qua, quando viene costruita, questo non so cos'è che sta costruendo ancora, ok, ha finito. Quando viene costruita la macchina automaticamente viene trasportata all'uscita e penso che poi ci sia qualcuno che si occupa, diciamo, di portarla nel parcheggio e quindi poi di venderla. Ok, quindi qua possiamo fare Roman Building e lo mettiamo qua, così andiamo avanti anche con il tutorial. Sì, esatto, vedete? Che una volta costruita la macchina, ovviamente un nostro operaio la va a parcheggiare. Perfetto. Perfetto questa cosa. Ok, questo lo mettiamo qua. Vedete, la va a parcheggiare e poi penso che potremo per l'appunto andare a venderla. Quindi qua abbiamo la zona di vendita. Questa credo che sia l'esposizione, immagino. Questa penso sia l'esposizione dei veicoli, credo. Sì, perché qua abbiamo l'ufficio che possiamo mettere... no, devo metterla sempre qua. Ok, quindi la mettiamo qua. Perfetto. E qua sì, abbiamo l'esposizione. Esatto, possiamo mettere i divanetti per la, diciamo così, la compravendita appunto dei veicoli. Molto molto bella questa cosa. Molto bella, molto bella. Ok, quindi andiamo ad assumere un venditore. Prendiamo questo qua da 18, che secondo me va più che bene. Ok, e poi abbiamo anche quello per la ricerca. Ok, sell any car. Quindi adesso dobbiamo, diciamo, andare a vendere tutte le nostre automobili. Ma io qua no, non posso ancora mettere... No, l'esposizione no, porca miseria, peccato. Peccato, peccato, peccato. Ok, e adesso qua, diciamo, abbiamo finito il tutorial. Possiamo andare appunto negli scenari e iniziare la parte, diciamo, dedicata agli scenari. Volevo però vedere se arriva qualcuno a comprare, perché io sinceramente vorrei anche venderla almeno una macchina, francamente, laddove fosse possibile. Ma qua non arriva nessuno a vendere la macchina. Mannaggia, cioè a comprare la macchina. No, qua non abbiamo niente, ok, quindi qua abbiamo la parte poi della ricerca, la zona della... Oh, è arrivato qualcuno, perfetto. È arrivato un tizio che vuole comprare la macchina. Ok, no, sono troppo curioso di vedere cosa compra. Cioè, cosa compra? Vabbè, una macchina sola abbiamo, cioè nel senso un modello solo, però ero curioso di vedere. Lui prende la macchina e se ne va con la macchina. Perfetto, tutorial finished, ok. Va bene, qua abbiamo completato per l'appunto il tutorial, quindi adesso possiamo andare nel menu e fare tranquillamente la parte di scenario. Quindi ne abbiamo solo uno, va bene, select logo, create game e ok. Facciamo, proviamo un attimo anche questo aspetto qua, molto bello, devo dire che mi sta garbando, perché poi vabbè c'è anche la parte libera, quindi dove possiamo tranquillamente fare quello che vogliamo. Qua praticamente dobbiamo diciamo costruire la macchina che possa andare a vincere l'Indianapolis addirittura. Quindi dobbiamo intanto costruire la parte, ovviamente, dove cacchio sta, eccolo qua. Allora, brick building, sì, facciamo quella semplice e la mettiamo magari qua così. Ok, sì, quella normale, diciamo la fabbrica la metterei qua e ci mettiamo la sua porticina. Ok, poi mettiamo la porta del garage qua dietro, mettiamo l'assembly, la mettiamo così. Ok, toglimela un attimo, allora facciamo così e la colleghiamo qua. Oh, perfetto, ce l'ho fatto. Ok, è un po' un casino collegare sta cosa, ma va bene. Allora facciamo una parte di storage che possiamo fare magari qua. Qua gli andiamo a mettere giusto tre
palette e va benissimo. Direi che adesso possiamo andare a mettere la zona parcheggio, che potremmo mettere magari qua. Sì, la mettiamo così, dai, mettiamola così. Ok, quindi è un po' più grandina, quindi la devo fare un po' più grandina. Posso ingrandirla, move, posso anche ingrandirla magari. Ah, così la ingrandisco. Ok, quindi la facciamo così e la facciamo semplicemente così. Perfetto, perfetto, dai, direi che è comoda anche la parte diciamo così della modifica delle varie cose. Allora, quindi qua poi abbiamo la parte della decorazione, la ricerca, e va bene. Qua abbiamo la zona vendita, ok, questa l'ho messa e va bene. Direi che per il momento ci siamo. Ok, allora vediamo di assumere meccanici, non so se servono. Allora, trasportatori sì, ne prendiamo 5. Ok, prendiamo un venditore per intanto e prendiamo magari 3 meccanici. Ok, buona, perfetto. Quindi vediamo di andare a fare questa. Benissimo, qua dovremmo avere tutto. Qua andiamo a ordinare tutto quello che ci serve. Crea l'ordine. Perfetto, così per intanto andiamo un attimo a produrre questa macchina qua, che è quello che sicuramente ci serve. Poi ci servono ovviamente soldi, per forza di cose. Qua non posso distruggere sta roba, non lo so se potremmo andare a distruggere. Qua abbiamo la parte dedicata alla ricerca, che andrà a sbloccare ovviamente tutti i modelli nuovi di macchine e quant'altro, però devo sbloccare la parte della ricerca. Qua abbiamo l'albero tecnologico, dove sviluppare tutte le nuove tecnologie per la nostra azienda. Ok, va bene, sì, toglimi via magari questo. Allora, produzione, ok, qua possiamo incrementare il prezzo. Facciamo 100%, dai. Facciamo 100%, direi che va assolutamente bene. Ok, sì, 100% come minimo. Va bene, quindi qua andiamo a fare magari sempre una Roman per fare la parte dedicata alla vendita. Ma se io tipo la faccio qua, non posso demolire sta cosa? Ah, vedi che la posso demolire. Ah, ok, vedi che si può. Perfetto. Perfetto, perfetto. Così togliamo tutta sta roba, perché sinceramente non ce ne può fregare di meno, tutta monnezza che voglio assolutamente tirare via. Ok, così che io qua possa costruire eventualmente un ufficio vendita. Devo però togliere anche questo. Ok, toglimi via st'albero qua che rompe le palle. Perfetto, hola, benissimo. Così posso fare qua, dove si entra subito l'ufficio, per andare ovviamente a comprare le macchine. Secondo me è assolutamente la cosa migliore. Quindi qua facciamo l'area vendita, la mettiamo in tutta la stanza. Perfetto, qua andiamo a mettere l'ufficiozzo, tac, la mettiamo così. Ok, mettiamo anche magari una libreria. Ok, questo purtroppo non ce l'abbiamo, poi vedremo di averlo più avanti. Qua la zona ricerca purtroppo non me la fa fare, però vabbè, non è un grandissimo problema, magari la faremo successivamente. Ok, allora direi di velocizzare un attimo il tempo, perché loro stanno portando tutta la roba, quindi mi devono andare adesso a costruire... No, che cacchio sto a fare? Ok, mi devono andare a costruire tutto quello che serve. Ok, dai il play, sì, non gli avevo dato il play, pardon, chiedo scusa. Non gli avevo dato il play, grazie al cacchio che non costruivano. Ok, però il problema è che devono... Ma io provo a assumerlo un ricercatore. Vediamo se mi ha sbloccato adesso la parte della ricerca. Una volta assunto magari me la sblocca, perché se no non so come andare a ricercare le cose che mi servono. Perché allora, qua non ho punti. Ah no, ma posso comprarlo, ok, assembly line, sì. Research 1, ok, dovevo comprare la zona. Ok, adesso l'ho comprata, perfetto, e vado a comprare anche questa zona qua, così in teoria dovrei poter costruire, esatto, adesso la research la possiamo fare. Posso anche costruire la piattaforma qua girevole, che sicuramente è tanta roba. Io la metterei qua nell'angoletto appena si entra, così qua gli andiamo a mettere ovviamente... diciamo la macchina che andiamo a fare. Ok,
Change, facciamo. Ok, selezioniamo questa. Perfetto. Così una la mettiamo in esposizione. Direi che ci vuole. Ci vuole assolutamente una macchinina qua in exposition. Tac. Va bene, va bene. Molto figa sta cosa. Speriamo che arrivi qualcuno a comprare più che altro, perché effettivamente mi servirebbe, mi servirebbe. Allora, qua abbiamo la zona di ricerca che potrei eventualmente fare qua, però andrei a costruire una zona in metallo per fare... No, ma in metallo fa anche abbastanza schifo, scusa, tieni sempre il Roman building qua, questo qua lo devo tirar via, sto coso che rompe le balle. Ok, teniamo sempre questa zona qua e qua magari andiamo a fare la zona di ricerca. Perfetto, qua mi fai tutta la nostra bella zona di ricerca. Qua facciamo questo, ok, e qua facciamo ovviamente il research desk. Ok, buona, così in teoria adesso il nostro operaio dovrebbe avere quello che gli serve per poter andare a ricercare. Non è accessibile. Aspetta, perché l'ho messa male. Mannaggia la miseria. Ok, muovila un attimo. Mettila qua. Ok, adesso. Ah, no, che scemo. Andava bene questo. Manca la porta. Se non gli faccio la porta. Mannaggia me, scusami, ti mancava la porta. Ecco cosa mancava, effettivamente. Ok. No, adesso qua è bloccato. Porca vacca, ho bloccato il parcheggio. Aspetta un attimo che te la metto qua. Scusami, zio. Ok, adesso qua dovrebbe essere a posto. Gate is blocked. Perché, vabbè, te lo sposto ancora, te la metto qua, senti, dai. Non è un problema se te la metto così. Ok, qua ce la possono fare ad arrivare. Gliela metto così, non è un grande problema. Poi qua posso ingrandire tutto comunque, quindi posso fare anche tutta una zona così, volendo, fino alla fine. In questo modo riescono a parcheggiare senza troppi problemi. Abbiamo anche quello coperto, tra l'altro, molto caruccia questa cosa. Ok, non so poi quanto possa servire, perché non so se si rovinano le macchine a stare all'aperto, e bisognerà anche effettivamente valutare questa cosa. Ma congratulations, ok, ho venduto la mia prima macchina, perfetto, meno male che almeno la macchina l'abbiamo venduta. Sì, infatti questo sta comprando. Ok, sì, mandiamo il bouquet di fiori, va benissimo. E ok, quindi ci sono anche degli eventi casuali che possono per l'appunto arrivare. Allora, cambiamo, mettiamo un new project, bella questa, mamma mia che spettacolo. Che spettacolo sta cosa. Lui si va... Oh, ok, perfetto. Sta andando a ricercare. Ok, sì, con quale enfasi? Ma mi stai spaccando tutta la scrivania? Scusami, zio. Abbi pazienza un attimo. Cosa cacchio stai facendo? Vabbè, intanto la gente sta comprando le nostre macchine. Belli, felici e contenti. Devo assumere altri meccanici, altri trasportatori, effettivamente. Effettivamente servono. Quindi meccanici ne abbiamo da assumere altri tre. Per cui prendiamone... Non ne posso prendere altri? No, worker... No, questi sono quelli che ho io. No, però non me li fa assumere. Questi non me li fa assumere. Questi neanche, questi neanche. Non so perché non me li fa assumere, ma non c'ho più soldi. 4.000? No, li ho i soldi in realtà. In realtà i soldi li ho, non so perché non me li fa assumere. Hire the worker... Boh. Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, non so perché non me li faccio assumere, perché in realtà soldi ne ho, ma non ho ben capito perché non me li fa assumere, vabbè. Unlock management 1 devo fare, ok, quindi sull'albero tecnologico devo fare il management 1, che è questo. Ah, ok, perfetto. Ok, quindi devo prima sbloccarli qua, perché probabilmente in base al nostro livello possiamo assumere più o meno persone. Ok. Perfetto, perfetto, basta saperlo. Quindi adesso in teoria me li dovrebbe far assumere. Esatto, 4, 5 e 6, buona. Questo l'abbiamo fatto e i trasportatori ne abbiamo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, ma li pago un botto però. Li pago un botto però abbiamo completato quantomeno la mission che per l'appunto ci ha dato. Volendo potrei anche mettere effettivamente un'altra zona di costruzione, visto che ne abbiamo un bel po'. Test station, mamma mia, ma quanta roba che abbiamo. No, non me lo fa unire. Dovrei mettere un'altra uscita. Quindi sì, dovrei mettere un'altra uscita, effettivamente. Però questa non la posso spostare, la posso solo distruggere. Però posso metterne eventualmente una qua.
a sto punto ne mettiamo una qua. Ok, quindi questo lo cancelliamo e andiamo a fare solo una cosa di questo tipo. Ok, e da qua facciamo una cosa invece di questo tipo qua. Ok, devo fare un po' un giro dell'oca, ma comunque va bene. Sì, ma non mi interessano a me queste cose. Abbi pazienza un attimo. Quindi devo fare una cosa di questo tipo qua. Ok, sì, viene fuori un po' un rebelot di cose, però d'altronde per forza. Ok, costruiamo anche qua questa macchina. Resource, sì, devo prendere altre risorse, ovviamente. Ovviamente devo prendere altre risorse. Ordine 1. E devo fare una nuova zona anche di scarico, cioè di pellet, secondo me devo fare anche un'altra. Vabbè, dai, mettiamone un'altra qua, così mettiamo un po' più di pallet che tanto ci stanno. Ok, perfetto. E questa la posso collegare a questa. Ok, perfetto, ho creato il collegamento a questa e facciamo create order. Perfetto, così facciamo arrivare la roba qua, perché ovviamente la zona, diciamo così, di carico deve essere collegata a una zona di lavoro. Allora, intanto qua abbiamo scoperto questo blueprint. Ok, possiamo anche dargli un nome, la Revolution, direi che va assolutamente bene. Quindi questa qua la facciamo diventare Revolution, ovviamente, per cui facciamo così. Facciamo, vabbè, questo dovrebbe cambiarmelo in automatico, credo. E qua posso anche andare a mettergli una nuova zona per quanto riguarda la vendita con la nuova macchina, ovvero la Revolution. Quindi vediamo se possiamo cambiarla. Facciamo change e facciamo select. Mamma mia, che spettacolo! Così abbiamo le nostre due macchine che per l'appunto possiamo tranquillamente andare a vendere. Volevo vedere un attimino, appena iniziavano a costruire questa, volevo vedere almeno il primo modello di questa, perché sì, secondo me ne vale veramente veramente la pena. Qua devo selezionargli questa, cioè, ragione, chiedo scusa, non ce n'era nessuna selezionata perché l'avevo cambiata. Ok, e ok, quindi questa è sul play. Ok, production, e qua production, perfetto, perfetto. Ok, qua mi stanno costruendo il nuovo prototipo di macchina, mamma mia che spettacolo. E qua non so, posso farne una nuova che è questa qua, oddio, bellissima questa, ma è una figata. Molto bello sto titolo, ragazzi, perché ripercorre proprio un po' la storia dell'automobile. Adesso non so se realmente sono usciti questi modelli in ordine cronologico, questo francamente non lo so. Però fatemi sapere, magari qualcuno di voi appassionato alla storia, diciamo, dell'automobilismo, magari mi sa dire se effettivamente i primissimi modelli erano questi. Sarebbe interessante vedere se anche a livello storico, diciamo, il titolo è stato comunque riprodotto fedelmente. Ecco, questa sarebbe una bella cosa, perché vabbè, si potrebbe anche diciamo così andare un attimino a capire qual è la storia dell'automobile, quindi tutti i modelli che sono stati costruiti via via col passare del tempo. Vedete, qua abbiamo questa, perfetto, ma che figata, molto bello. Però infatti abbiamo un nuovo blueprint, qua ci dice anche la capacità del motore, il numero dei cilindri, la potenza del motore, la velocità massima 18 all'ora, mamma mia, la massa, quindi il peso. E ok, Topaz, va bene, direi che Topaz è un nome assolutamente adatto. Quindi immaginatevi quanta, cioè, quale linea produttiva dovrete poi avere alla fine, dovendo per l'appunto produrre più macchine differenti. Quindi è veramente figa come cosa, perché poi dovrete gestire il tutto in maniera veramente veramente idonea per riuscire a produrre ovviamente tutti i modelli che vi interessa vendere, ovviamente cercando di far funzionare tutto come Dio comanda. Molto carino, ragazzi. Io, come al solito, in questo video vi voglio proporre questa anteprima, perché in questo caso si tratta solo di un prologo, quindi non vedo l'ora che esca la versione definitiva, sperando che ci sia anche l'italiano, che comunque è sempre una cosa gradita, per riproporvelo ovviamente qua sul canale, poi sulla base, diciamo, dei vostri apprezzamenti, come al solito
decideremo un attimino cosa farci, se serie, miniserie o quello che sarà, perché a mio avviso è un titolo molto divertente, come detto, un po' nuovo quantomeno per quanto mi riguarda, perché non ho mai diciamo così giocato un gestionale per l'appunto sull'industria automobilistica, quindi perché no, potrebbe essere una cosa interessante da portare avanti sul canale. Quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate, così io so cosa fare quando il gioco uscirà in versione definitiva. Quindi al momento lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre vi ricordo che lo può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino cazzo di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!